Gesù vive in mezzo a noi. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Anche oggi la gioia del Vangelo accompagna la nostra giornata. Ascoltiamo perciò quello che la parola di Dio ci dice dal Vangelo secondo Luca, capitolo 9, 7, 9. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Amen. Carissimi amici, oggi abbiamo soltanto questi tre versetti che ci vengono offerti dalla liturgia. Che cosa dire di questo contenuto? Di ciò che Erode stesso vive. Aveva fatto giustiziare Giovanni il Battista, ma di nuovo sente parlare, e parlare molto bene, e parlare in un modo maestoso di un'altra persona, Gesù di Nazaret. Sente parlare così fortemente di lui e anche le opinioni della gente a riguardo. Molti dicevano, è Giovanni il Battista risuscitato dai morti perché sapevano, avevano conosciuto in questo profeta Giovanni la potenza di Dio, la potenza della parola e della conversione. Altri dicono è apparso Elia, perché sappiamo molto bene che Elia è uno dei grandi profeti dell'Antico Testamento. Erode quindi diceva, ma io ho fatto decapitare Giovanni, chi è costui del quale sento dire queste cose? Oggi noi potremmo interrogarci su chi è Gesù. Questo poteva essere lo slogan di oggi. Chi è Gesù per te? Chi è Gesù per la gente? Visto che ciascuno dice qualcosa, che pensa, un'opinione su di lui. Ma in realtà, oggi lasciamo che il Vangelo interroghi ciascuno di noi che siamo discepoli di Cristo su un fatto davvero importante. Perché la gente cerca di rispondere alla domanda chi è costui? Perché Erode cerca di rispondere a questa domanda? Chi è Gesù di Nazaret? Perché avevano sentito parlare di lui, perché avevano sentito parlare di tutti questi avvenimenti, di miracoli, di segni, di parole uscite da quest'uomo con autorità, nei confronti della realtà, delle malattie, del male e quindi di posseduti, avevano sentito parlare di questi fatti. Erode stesso dice, io sento dire tutte queste cose di quest'uomo, chi è costui? Allora oggi lasciamoci interpellare da questo Vangelo nella nostra vita. Accade questo? Nella nostra vita personale, comunitaria, sociale, accadono fatti attraverso i quali la gente si domanda chi è Gesù? La gente dice andiamo a vedere questo avvenimento, andiamo a scoprire quanto è forte Dio. Oggi accade questo oppure si parla soltanto di post-Covid o Covid ancora, si parla di guerre, si parla di politica, di elezioni, si parla del male nel mondo, di guerra, dell'economia. E Gesù? Chi parla di Gesù, fratelli e sorelle? Chi parla di Gesù come Salvatore, come Dio in mezzo a noi?
Dio che è vivo, Dio che dà un senso alle nostre vite, Dio che dà la gioia di vivere, la gioia di lavorare, quando sto bene e quando sono malato, quando sono nella pace e quando sono angosciato, quando sono oppresso, quando sono stanco, quando sono depresso, quando sono scoraggiato. Chi è che lo dice, fratelli e sorelle? Noi abbiamo questo grande compito. Il cristiano è chiamato ad essere discepolo e apostolo, non solo a pregare, ma annunciare agli altri: Gesù è vivo. È vero, tutto il mondo, guardiamo, a una crisi economica. Ma nel passato non è sempre stato tutto bello, non è sempre andata tutto bene. La storia ce lo insegna, più andiamo indietro. Questa è una delle tante fasi. Ma il nostro compito come cristiani, soprattutto a livello spirituale, è di annunciare Cristo. Tanto che gli altri devono domandarsi come mai quella comunità, quelle persone sono così gioiose, sono così piene di speranza, sono così piene di amore, di ardore per la parola di Dio. Come mai? Questo è ciò che dovrebbe accadere nella nostra vita. E noi, se le persone ci chiedono come mai, le diciamo: guarda, io ho incontrato Cristo, ho incontrato Dio nella Sua parola. Ho fatto un'esperienza del Suo Spirito Santo. Vieni con me, preghiamo insieme, perché Dio è in mezzo a noi. Come dice la lettera agli Ebrei, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Gesù è vivo, fratelli e sorelle. Annunciamolo. Facciamo chiasso con il Vangelo. Troppo chiasso c'è di notizie negative. E come il mondo va alla rovina. Ma la buona notizia è che Dio non ci ha mai abbandonato. È con noi anche oggi. Signore Gesù, grazie perché sei vivo, perché sei il Salvatore del mondo, perché Tu hai vinto e sconfitto il peccato, la morte e ogni crisi di salute, economica e di qualsiasi altro conflitto che l'uomo può fare. Noi Ti chiediamo, manifesta il Tuo regno, manifesta la Tua potenza, Signore, manifesta che sei il Re dei Re, il Signore dei Signori, e manifesta che coloro che Ti seguono sono nella pace e nessun tormento ci toccherà, perché Tu sei con noi. Tu non abbandoni coloro che in Te sperano e credono. A Te, Gesù, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, Gesù vive in mezzo a noi. Questo è lo slogan di oggi. Proclamalo, vivilo, testimonialo con la tua stessa vita. E gli altri oggi ti chiederanno: come mai sei così felice? Come mai sei sereno se il mondo sta crollando? E tu gli risponderai: io sono nella pace, sono gioioso perché Gesù vive, perché Gesù è al mio fianco ed è anche con te. Grazie per avermi accolto, cari amici. Un caro abbraccio e un saluto da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Carissimi amici, vi invitiamo al corso Preghiera Personale, un corso della nostra comunità dove vogliamo insegnarvi come stare alla presenza di Dio attraverso la Bibbia, il Vangelo, la Sua parola e sperimentare benefici, benedizioni per ciascuno di noi. Vi aspettiamo domenica 8 ottobre a Torino e domenica 5 novembre a Strona. Non mancare, iscriviti per fare questa meravigliosa esperienza.